Allora, intanto io adesso do la parola al professor Tamino, ci parlerà di genoma, epigenoma e ambiente. Il professor Tamino di solito, diciamo sempre, si presenta da solo con nome perché è conosciuto, però dappertutto, da tutti in realtà, oggi ho voluto dire due parole su quello che è i punti più saliti del suo curriculum, che se dovessimo leggerlo anche gli altri relatori prenderemmo ore. Lui è stato docente all'Università di Padova, in pensione ma solo sulla carta, perché lavora lo stesso, ha svolto ricerche sugli effetti mutageni, cancerogeni e inquinanti ambientali e anche sugli effetti ambientali sanitari dei pesticidi e delle biotecnologie, è stato membro del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Commissione interministeriale per le biotecnologie. Recentemente, è stato membro del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare presso il Ministero della Salute, è stato membro del Parlamento italiano dal 1983-1992, poi del Parlamento europeo dal 1995-1999, presidente del Comitato Fa parte del comitato scientifico di ISDE, Medici per l'Ambiente, di cui abbiamo parlato, e uno dei promotori dell'iniziativa comunitaria Stop the Research. Ed è socio, con mio grande amore, di OSA ed è anche membro del nostro comitato scientifico. Quindi do la parola al professor Tamino. Grazie. Hai fatto bene, dai. Sistemi, grazie innanzitutto a OSA di avermi chiesto di fare questo intervento e chiarisco subito che il mio intervento si ricollega un po' alla parte finale di quello che ha espresso Roberto Romizzi, che ringrazio anche per questo collegamento possibile, perché tutto il discorso che lui ha fatto Laudato Si' e sulle relazioni che sono messe in evidenza da Laudato Si' mettono in evidenza una cosa. Del resto la Laudato Si' si conclude con questo, la necessità di un cambio di paradigma. Cioè noi viviamo all'interno di un paradigma culturale scientifico che ormai è di fatto da tempo superato, ma che non viene riconosciuto essere foriero di errori, anche quando ormai è noto che non può continuare ad essere un punto di riferimento. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che il paradigma culturale scientifico dominante è un paradigma basato sul riduzionismo. Il riduzionismo è stato molto utile a partire dal 600 perché ha permesso lo sviluppo della scienza moderna, ma il riduzionismo collegato poi, come è stato, con una logica meccanicista e proprio per questo determinista, perché determinista? Perché una visione meccanicista basata sul riduzionismo, adesso spiego, permette in realtà di avere una visione lineare in cui, dato un inizio, si può prevedere come vanno le cose, come avviene nelle normali leggi della fisica meccanica, che però purtroppo non si applicano agli organismi viventi. Gli organismi viventi non sono macchine, sono strutture complesse. E quindi o noi passiamo dalla visione riduzionista, meccanicista, determinista a una visione di complessità o restiamo ancorati a un sistema che ha tutta una serie di falle, di buchi, di errori che paghiamo pesantemente. In base alla visione meccanicista, ripeto, che non stiamo criminalizzando, stiamo dicendo che storicamente ha fatto il suo tempo, oggi siamo oltre. È la fisica già negli anni 20 del secolo scorso che mette in evidenza che il riduzionismo non può funzionare nella fisica. Ma se il riduzionismo non può funzionare nella fisica, pensate che possa funzionare nella biologia e nella medicina, dove abbiamo a che fare proprio con gli organismi più complessi? Evidentemente no. Secondo il metodo riduzionista, in pratica tutto l'universo, organismi viventi compresi, sono assimilabili a una gigantesca macchina. Qual è l'errore? È che in una visione
meccanicista, le proprietà di ogni struttura derivano dalla somma delle proprietà delle sue parti. Nei sistemi complessi questo non è vero. Nei sistemi complessi vi sono le proprietà emergenti. Cosa sono le proprietà emergenti? Beh, l'ultima parte del discorso fatto da Roberto Romizzi sulla, citando la Laudato Si, parla di una visione sbagliata perché manca il punto di vista delle relazioni. Cioè, analizzando una singola cosa separatamente, senza la visione del contesto e delle relazioni, si rischia di risolvere un problema creandone molti altri, proprio perché manca il concetto di relazione. Cos'è il concetto di relazione? Il concetto di relazione è quello per cui le proprietà ad ogni livello di organizzazione superiore non derivano dalla somma delle proprietà delle parti, ma dalle nuove relazioni che si determinano tra le componenti di quel sistema complesso. Faccio un esempio forse abbastanza semplice, che deriva dalla ecologia, il mio mestiere, quindi è ovvio che gioco in casa, e cioè il fatto che in un ecosistema, che ovviamente un sistema, si chiama ecosistema, un sistema complesso, la stabilità dell'ecosistema è garantita dalle relazioni tra tutte le componenti dell'ecosistema, componenti sia materiali, cioè i non viventi, sia tutte le componenti. Se analizziamo le componenti viventi in una singola nicchia ecologica, che non è tanto un luogo fisico quanto le funzionalità espresse in queste relazioni da una specie, quando una specie scompare per estinzione, per qualunque motivo, quel ruolo può essere assunto da un'altra specie che ne mantenga le stesse funzioni. Cioè non sono le proprietà di quella specie che determinano la complessità, le proprietà che emergono, ma il fatto che qualcuno svolga quelle funzioni, cioè quelle relazioni. È importante questo perché fa capire che non mi interessa, cioè io posso conoscere benissimo tutti i nomi scientifici di tutti gli organismi che ci sono in un ecosistema, ma dalle proprietà di tutti gli organismi che vivono in un ecosistema non posso dedurre qual è il funzionamento dell'ecosistema. Questo lo deduco dalle relazioni che si determinano tra gli organismi e l'ambiente fisico-chimico di quell'ecosistema. Se non ho questa visione, io sbaglio. Questa visione è molto ben espressa da uno dei grandi maestri di coloro che pensano in questo modo, un paleontologo, teorico di una visione dell'evoluzione moderna, appunto basata sulla complessità, che è Stephen Jay Gould, il quale diceva: man mano che i livelli di complessità salgono lungo la gerarchia dell'atomo, della molecola, della cellula, del tessuto, dell'organismo, della popolazione, aggiungete se volete dell'ecosistema, della terra nel suo insieme, compaiono nuove proprietà come risultato di interazioni, di interconnessioni. Queste interazioni e interconnessioni sono sinonimi di relazioni che emergono ad ogni nuovo livello. E lì vedete quella immagine in cui dall'atomo fino a quello che è la vita sulla terra nel suo insieme non sono determinati dal fatto che io conosco tutte le caratteristiche delle particelle elementari, ma come le particelle elementari in relazione tra loro possono dare atomi, come gli atomi in relazione tra loro possono dare molecole, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a una popolazione di organismi viventi e alle relazioni ecosistemiche tra popolazioni diverse. Purtroppo la visione di tipo meccanicista determinista ha portato a grossolani errori nel campo della biologia e della medicina, di cui ho citato qui quattro e me ne occupo solo di due, anche perché non ho il tempo. Il primo è il dogma centrale della biologia, che adesso spiego e che è alla base degli errori successivi. Quali sono gli errori successivi? Soprattutto gli OGM come soluzioni di problemi, perché derivano direttamente da una visione sbagliata che è quella del dogma della biologia. Ma anche la teoria dell'evoluzione come teoria sintetica che si è sviluppata nel Novecento a cavallo tra le due guerre ed è continuata, perché molti ancora adesso pensano a quella visione, non certo Stephen Jay Gould di cui parlavo prima, né altri che con lui hanno collaborato, però è una teoria che ha una visione deterministica, per cui si arriva all'assurdo
di una visione evoluzionistica del tutto fuorviante come quella di un'evoluzione verso il migliore, che applicata alla struttura sociale porta al tipo di cosiddetto evoluzionismo di tipo sociale che tende a favorire il migliore, cioè che noi dobbiamo fare in modo che emerga il migliore. In realtà, dal punto di vista strettamente evoluzionistico, una visione corretta, tutti gli organismi che oggi sono presenti sulla Terra sono ugualmente evoluti, dai batteri all'uomo, perché non esiste un'evoluzione verso il migliore, ma esiste un'evoluzione verso la capacità di adattarsi alle nuove situazioni che il pianeta propone. Quindi ci sono dei branchioli, degli organismi pluricellulari portati in una conchiglia, ma che non sono molto simili, che da 500 milioni di anni stanno nello stesso ambiente e si sono evoluti rimanendo uguali. Altri organismi che vivono in ambienti completamente in continua evoluzione e cambiamento, che si sono evoluti verso cambiamenti dovuti all'adattamento alle nuove situazioni. I brachiopodi, rimasti per 500 milioni di anni uguali a se stessi, e altri organismi in continua evoluzione sono ugualmente evoluti perché sono imperfettamente adattati al loro ambiente. Altra cosa, nell'evoluzione non vuol dire che il meglio adatto sarà quello che avrà un futuro, perché la specializzazione troppo spinta evolutivamente è negativa. Allora, in un certo momento storico può darsi che un organismo sia molto bene adatto a quella situazione, ma proprio perché è troppo adatto a quella situazione, al cambiare l'ambiente non si adatta. La cosa migliore dal punto di vista evolutivo sono gli organismi che sono non troppo specializzati, che si adattano abbastanza bene, ma sono in grado di riadattarsi al variare l'ambiente. Cioè, questa è una visione tutt'altro che determinista, tutt'altro che meccanicista. E purtroppo ancora alcuni biologi continuano a ragionare, e alcuni sociologi, perché tutta la sociologia moderna spesso ha un darwinismo sociale che è assolutamente fuorviante, che il povero Darwin non aveva mai pensato. Non parlo ulteriormente di evoluzione, sennò poi mi arrabbio, non parlo di OGM perché sennò mi arrabbio ancora di più, parlerò invece oltre del dogma degli animali come modello dell'uomo, perché era. Però sul dogma centrale permettetemi di dare un po' di elementi. Cos'è il dogma centrale? È una cosa che aveva un senso quando viene proposta da Watson e Crick, premi Nobel, nel 53, in cui praticamente si dice che esiste una continuità di flusso unidirezionale dal DNA all'RNA alle proteine. E questo tipo di linearità, quindi gene, messaggero, proteina, fa sì, in una visione deterministica e meccanicista, che ad ogni gene corrisponda una e una sola proteina. Quindi flusso unidirezionale, ad ogni gene una proteina. Questa cosa non è per niente vera. Se quando io mi sono laureato avessi detto qualcosa contro il dogma centrale, sarei stato cacciato via. Oggi, se uno ripete il dogma centrale, ma magari non è mandato via, però sicuramente, secondo me, non merita di essere promosso, perché vuol dire che non ha studiato. Questo per darvi un'idea solo di come nel corso della mia preparazione scientifica, da quando mi sono laureato ad oggi, le cose sono talmente cambiate che chi rimane ancorato a quella visione, e purtroppo sono molti, non ha il senso della dimensione, della complessità e del cambiamento di conoscenze nostre che sono intervenuti, ma si continua a ragionare come se fosse vera una visione meccanicista, determinista. In realtà, la teoria dell'informazione, nata proprio in quegli stessi anni, negli anni 50, dopo la guerra, dopo che si era applicata per usi militari, ma la teoria dell'informazione spiega che l'informazione è proprio un tipico esempio di proprietà emergente. L'informazione non esiste di per sé, esiste solo in relazione a qualcosa. Banalmente, quando io agli studenti chiedo su quello schermo
quelle parole sono informazione, la risposta non è esattamente sì. C'è informazione a condizione che ci siano dei destinatari in grado di leggere quello che c'è scritto, altrimenti ci sono solo dei segni. Cioè quei segni di per sé non portano informazione, portano informazione solo all'interno di un contesto di lettura. Così il DNA non ha informazione in quanto molecola, ha informazione in quanto la sequenza di quella di nucleotidi, di quella molecola, se volete, di base dotata di quella molecola, in un determinato contesto può dare origine a un flusso di informazione, messaggi che portano a dei risultati. Ma al di fuori di quel contesto non c'è informazione. Un pezzo di DNA tal quale non è informazione. È all'interno dei sistemi di lettura. Quindi ci vuole il codice, ci vuole il sistema di lettura e solo in questa complessità si può capire. Ma proprio perché c'è questa complessità non c'è un determinismo rigido. Ed è lì che oggi cercheremo di capire alcune cose. Però comunque va sempre ricordato che un qualunque sistema di informazione ha bisogno di un alfabeto, di un dizionario, di una grammatica e di una sintassi, senza le quali non c'è informazione. Il problema del DNA è che, nonostante si sappia che il DNA è la base dell'informazione genetica dagli anni 20 dello secolo scorso, che dal 53 si è stata documentata la struttura, che successivamente sia stato spiegato il flusso, ma ancora oggi noi conosciamo l'alfabeto, sono quattro basi adottate, un dizionario di 64 parole, le triplette, un po' di regole grammaticali, ma quello che ci manca è la sintassi. Cioè cominciamo appena adesso ad avere degli accenni di conoscenza della sintassi. Cosa vuol dire sintassi? Letteralmente, dal greco sintassi, è sinonimo di relazione. Quindi sono ancora una volta le relazioni quello che conta, cioè l'informazione di una frase deriva dalle relazioni che noi stabiliamo tra le componenti della frase. Ma se io inverto o malinterpreto quelle relazioni, io ho un senso anche opposto. Famosa Pizia in latino diceva, ibis redibis non moriendis in bello. Se il non lo attacco da una parte o dall'altra, gli cambia completamente il significato, che vuol dire andrai, ritornerai, non morirai in guerra, ma puoi anche dire andrai, ritornerai, non, virgola, morirai in guerra. Capite che il senso è diametralmente opposto. Questa famosa frase che usavano i romani per capire è l'ambiguità della non conoscenza delle relazioni che determina il cambiamento. E questo può avvenire anche a livello di DNA, a livello biologico. Quindi è la sintassi, argomento che meno conosciamo. Abbiamo degli elementi di grammatica e di sintassi che appunto hanno dimostrato la fallacità dell'ipotesi schematica del dogma centrale della biologia. La struttura dei geni è molto complessa, non basta avere una sequenza di DNA, occorre avere un promotore, occorre avere una serie, questo promotore a sua volta può essere regolato da segnali esterni, ci sono tutta una serie di meccanismi che fanno sì che quella sequenza genica possa essere letta. Se non c'è lettura e non c'è codice, non funziona, non serve a niente. Ma, e qui viene la novità degli ultimi decenni, noi sappiamo che quella sequenza di per sé non codifica la proteina, perché ha degli introni che devono essere tolti dalla sequenza, per cui il messaggero vero e proprio non è l'RNA trascritto da quella sequenza di DNA, ma è quell'RNA tolte, maturato, togliendo le parti introniche, cioè intrusive, se volete. Ma la cosa sorprendente è che io posso avere, a seconda delle situazioni particolari o anche delle cellule, dei segnali, che le porzioni introniche sono diverse e quindi con lo stesso, eccolo qua, lo vedete in alto a sinistra, lo stesso gene, cioè la stessa sequenza genica letta in maniera diversa ma su regolazioni precise può dare origine a proteine diverse, cioè la stessa sequenza mi può dare una serie di proteine. Questo spiega perché
pur avendo un numero limitato di qualche migliaio di geni, possiamo avere centinaia di migliaia di proteine diverse. Cioè lo stesso gene ha una sorta di ambiguità, ma non è un'ambiguità casuale, è regolata in modo preciso. Dopodiché, come spiegavo prima, l'espressione dei geni dipende anche da segnali che arrivano dall'esterno, che possono essere segnali esterni alla cellula ma interni al corpo, come segnali ormonali, oppure segnali completamente esterni come l'inquinamento ambientale, oppure come segnali fisiologici, come per esempio la radiazione ultravioletta che stimola la risposta di una produzione di melanina per difesa dell'organismo. Quindi è solo all'interno della visione di complessità di questo genere che possiamo capire come funziona. L'espressione dei geni ha un'efficienza diversa, cioè possono produrre più velocemente o meno velocemente proteine a seconda del contesto. E, cosa importante per quello che dirò adesso che riguarda l'epigenetica, tutte le cellule di un organismo pluricellulare hanno apparentemente lo stesso genoma, dico apparentemente perché dopo vedremo che non è così, hanno apparentemente lo stesso genoma, cioè le stesse sequenze nucleotidiche dei vari cromosomi. Ma perché le cellule del corpo sono così diverse? Non perché hanno DNA diverso, ma perché hanno un'espressione differente nel corso del differenziamento cellulare che fa utilizzare solo piccole parti di tutto quel patrimonio genetico in funzione di quel differenziamento, cioè dalla cellula uovo fecondata si arriva gradatamente ad attivare e disattivare parti del DNA in funzione di quello che è lo sviluppo di quell'individuo. E geni praticamente identici in contesti diversi, in animali diversi, possono avere di fatto un ruolo completamente diverso. Oppure esistono geni regolatori che regolano l'utilizzo delle relazioni tra i geni in modo tale che, per esempio, si possa passare, modificando un gene regolatore, da strutture tipiche dei crostacei a strutture tipiche degli insetti. E basta poco. Cioè, capite che è una visione un po' diversa da quella del dogma centrale. Un flusso unidirezionale, un gene, una proteina. Il flusso unidirezionale poi non è vero, perché tutti sappiamo che i virus a RNA sono in grado di inserirsi nel DNA, nel loro patrimonio genetico, inserirsi nel DNA della cellula ospite, grazie al fatto non che è l'RNA che si inserisce nel DNA, ma perché quell'RNA viene trascritto in DNA attraverso un enzima chiamato trascrittasi inversa. Quindi il flusso non è solo DNA-RNA, ma anche da RNA a DNA. E poi c'è un flusso di regolazione proteico, per cui senza le proteine prodotte dal DNA non ci sarebbe la regolazione del funzionamento del DNA. È una serie di relazioni complesse che non possiamo vedere come un flusso unidirezionale che è deterministico se fosse tale, perché io posso prevedere tutto. Per esempio, chi pensa che si possa usare logiche di manipolazione genetica come negli OGM, pensa che basta inserire un gene per avere la proprietà specifica di quel gene. Non è assolutamente così. Ogni volta che si inserisce un gene in un contesto complesso, ho delle modificazioni a vari livelli che hanno delle ripercussioni più o meno rilevanti e che noi non sappiamo prevedere, perché non conosciamo la sintassi, ma anche se io conoscessi la sintassi, non c'è, come dice la teoria della formazione, un algoritmo, cioè non è un sistema prevedibile, un sistema matematico per prevedere dopo una successione di parole o di lettere quali saranno le parole o le lettere successive. Perché se io avessi un algoritmo per determinare cosa succederà dopo, non avrei informazione, perché tutto ciò che è prevedibile non porta informazione. La definizione di informazione è la quantità necessaria di messaggi per risolvere un problema, un dubbio. Classico è un bit, è quello che mi permette di scegliere fra una biforcazione binaria, e quindi se io ho per esempio due strade, vado a destra o a sinistra, per decidere ho bisogno di un bit di informazione. Ma io non so a priori se andrò a destra o a sinistra se non in base alla... Cioè, se io vedo uno che si mette davanti a un video e ragiona, io non so cosa sceglierà. Di
dipende dalle sue esigenze, dai suoi problemi. Quindi la prevedibilità del determinismo non ha senso. In realtà tutto il sistema genetico funziona mediante reti che hanno i loro nodi, che hanno relazioni tra geni che interagiscono fra loro. La visione deterministica era arrivata a parlare di DNA spazzatura, già bene. Perché? Perché si era visto che solo l'1,5%, il 2% fosse del genoma umano, per esempio, codifica per proteine, e il 98% nel corso dell'evoluzione si sarebbe accumulato come spazzatura. Ma ve lo immaginate, ma che razza di idea di evoluzione avevano per parlare di questo? In realtà non è così, lo vedremo anche dopo. Gran parte, oppure in una visione evoluzionista, si dava per scontato che più DNA, più si è evoluti, il mais ha molto più DNA dell'uomo, non so, come ripeto, non si parla, parlo della visione distorta dell'evoluzione, perché il DNA come l'uomo sono ugualmente evoluti perché esistono in questo momento, quindi hanno fatto tutti i percorsi di selezione evolutiva ad ogni video, sono riusciti ad andare avanti. Ma il problema è che in questa cosiddetta spazzatura vi sono segnali di regolazione, vi sono piccoli RNA che possono essere emessi, vi sono dei trasposoni che possono spostarsi da una parte all'altra e che hanno una funzione regolativa e importantissima per capire sia il funzionamento fisiologico normale, ma spesso anche per capire le malattie. E qui veniamo al discorso appunto del che non basta conoscere il genoma, occorre conoscere l'epigenoma, e cioè tutte le cellule hanno lo stesso genoma, ma ogni cellula ha un epigenoma differente, cioè ha un diverso sistema di regolazione per poter utilizzare solo una parte di quel DNA che è presente in quel genoma. Come si ottiene questo? Il sistema più classico che si studiava anche quando ero studente io, quindi non è per niente nuovo, è il sistema della eucromatina e dell'eterocromatina, cioè noi siamo dotati di un DNA che è organizzato in cromosomi. I cromosomi sono un'interazione tra il DNA e gli istoni, che sono delle proteine basiche, quindi con un acido si legano. Queste proteine basiche però non hanno ugualmente la stessa distribuzione, ma in certe zone determinano una compattezza tale che non è accessibile quella parte di DNA ai meccanismi di lettura. Mentre l'eucromatina ha una composizione tale per cui le parti che devono essere utilizzate sono aperte alla lettura e quindi può essere letto solo ciò che è aperto. Poi occorrono i segnali che trovano nel promotore la possibilità di partire, quindi non è che se quella porzione è disponibile alla lettura viene letta a condizione che vi siano tutta la serie di segnali che abbiamo visto prima, ma quella che è bloccata, non si può leggere, a meno che non si pentino dei danni, degli errori. Questo è il primo punto. L'altro aspetto importante è che non solo c'è un'interazione tra basi, tra DNA e istoni, proteine, ma le basi azotate possono essere metilate o comunque alchilate in modo tale da avere ulteriormente questo meccanismo di regolazione. Ed è proprio il tipo di metilazione che determina le caratteristiche epigenetiche, insieme con degli RNA che possono avere un ruolo, anche il microRNA, il microRNA perché secondo me lo devo dire, ma e poi abbiamo dei meccanismi come l'imprinting genomico, cioè il fatto che ci sono delle logiche che portano a usare solo una delle due, dei due alleli di cui dispone un organismo diploide. Ci sono poi gli elementi trasponibili di cui parlavo prima. La metilazione del DNA viene qui illustrata, in basso a sinistra avete la diversa disposizione del rapporto tra DNA e istoni, la regolazione mediante microRNA la vedete lì, e sono insomma cose ormai ampiamente note. Quindi processi epigenetici basati su metilazione, sull'imprinting genetico, genomico,
come è possibile quindi determinare l'utilizzo specifico cellula per cellula del materiale genetico. Ma un'alterazione di queste regolazioni è alla base di malattie anche per esempio come il tumore e non solo. Tutto questo, il fatto cioè che il flusso non è unidirezionale, il fatto che uno stesso gene può dare più proteine e il fatto che l'informazione nel DNA può subire modificazioni ha reso il dogma, come dicevo prima, non più accettabile. E questo fa sì che poche migliaia, 5.000, 23.000 geni possano dare l'insieme di tutte le proteine che sono contenute. Esempi di regolazione epigenetica volute sono per esempio il fatto di avere l'ape regina e le ape operaie, questo è ben noto, questo è determinato dal fatto che la RNA interference, cioè chiamata RNA determina attraverso in questo caso un'alimentazione differenziata tra regina e altre un meccanismo di utilizzo del DNA tale che porta a due fenotipi nettamente diversi pur avendo lo stesso genotipo. Così si è visto che nelle carestie, per esempio studiata quella olandese del 44-45, vi è un'enorme dilazione del DNA, difetti del tubo neuronale, diagnosi di schizoidi, ospedalizzazione per schizofrenia in età adulta, collegati all'alterazione dei sistemi epigenetici dovuti alla carestia. Oppure anche nello spettro autistico è stato dimostrato come possono intervenire fattori, compresi anche fattori semplicemente di iniziale rapporto genitori-figli alterato. Sì, allora arrivo alla epigenetica e sperimentazione animale. Allora, nell'approccio sistemico, come dicevo, quello che conta sono la somma delle parti. Non la somma delle parti, ma la relazione tra le parti. Il modello animale viene visto come simile a quello che è l'uomo solo se noi facciamo corrispondere in maniera meccanicista non tanto le relazioni fra le parti quanto le funzioni simili. Allora, un animale ha le zampe, un animale come noi abbiamo gli arti, ha un corpo, un apparato digerente, eccetera, quindi è simile a noi. E quindi si arriva all'assurdo che ignorando il contesto spazio-temporale, le caratteristiche genetiche ed epigenetiche, si arriva semplicemente a parlare di un'analogia perché il ratto è come un uomo soltanto più piccolo, quindi l'uomo è un ratto di 70 kg, famosa frase di ratto. Cos'è che oltre all'epigenetica oggi ha ulteriormente sconvolto le certezze e forse spiega anche il famoso discorso dell'Alzheimer non curabile? Che recenti studi, questo è del 3 di questo, cioè della settimana, 10 giorni fa, si poneva questa domanda: hanno tutte le cellule del corpo lo stesso DNA? La risposta è no. Due cose sono note storicamente, e cioè in un corpo uno ha le gonadi e le gonadi producono gameti. I gameti sono diversi uno dall'altro, perché si usa la meiosi invece che la mitosi, porta a una a cellule che stanno nel nostro corpo ma sono differenti geneticamente. L'altro esempio molto noto è quello delle cellule come i linfociti, in particolare T e B, che danno origine, come sappiamo, a specifiche proteine che sono gli anticorpi. Come fanno gli anticorpi a prodursi se tutti avessero lo stesso patrimonio genetico? C'è un meccanismo complesso, teorie sono più di una, ma quello che conta è che anche lì abbiamo un mosaicismo. Quello che non sapevamo fino a poco tempo fa è che anche i neuroni sono un mosaico. E quindi questa immagine mostra come le cellule progenitrici dei neuroni, cellule staminali, danno già origine a delle variazioni non di tipo epigenetico, ma di modificazioni vere e proprie di sequenza da cui derivano neuroni differenti, li vedete quei colori che indicano il mosaicismo e spiegano che il 40% del così
cosiddetto DNA spazzatura è costituito da retrotrasposoni e quindi sono proprio l'utilizzo di questi retrotrasposoni che permetterebbero di avere delle variazioni che danno sequenze specifiche che, se nell'ambito di un meccanismo di differenziamento fisiologico, sono funzionali, ma lì, per esempio, un'alterazione di questo meccanismo può portare alle malattie. Questo è un lavoro di novembre di quest'anno che parla appunto del mosaicismo genomico durante lo sviluppo, soprattutto nel cervello degli adulti. Lo trovate in questa rivista. Quello che mi interessa è dire che la visione, appunto, non è una visione di, come si pensava una volta, epigenetica, ma è vere e proprie modificazioni della sequenza. E quindi crea questo mosaicismo che comprende non solo modifiche di sequenza, ma anche modifiche del numero di cromosomi, aneuploidie, aneusomie e piccole coppie varianti di porzioni di DNA, strutture intercalari che si aggiungono, insomma, un discorso abbastanza complesso. Qui avete un'idea di come questo avviene attraverso appunto questi schemi che mostrano come anche nel tempo, quelle con tutti i colori in basso a sinistra, danno un'idea della variazione durante la maturazione dei neuroni e durante la vita di un individuo, come questo mosaicismo si sviluppa. Il discorso è complesso, lo intendo, ma mi interessa per far capire la complessità. Cioè, non siamo di fronte a quella visione lineare riduzionista. E allora, quando Time nel 2016 diceva abbiamo curato l'Alzheimer nei topi perché non possiamo trasferire questo successo alla gente, la spiegazione sta in tutto quello che ho appena detto. E qui già è stato detto, il 92% dei farmaci risultato in opera sperimentazione viene poi scartato. Quale sono, diceva Pandora Palma ancora nel 2004, le evidenze che la ricerca animale ha dato dei benefici all'uomo? La stessa Pandora Palma, 10 anni dopo, diceva non ci sono evidenze che dimostrino che la sperimentazione sull'animale sia stata utile alla ricerca biomedica. E aggiunge, dopo una serie di considerazioni, che se gli studi sugli animali producono risultati inaffidabili, qualsiasi sofferenza subita dagli animali perde la sua giustificazione morale, perché il loro uso non può assolutamente contribuire al beneficio clinico. Cioè, qui si rovesciano dei discorsi, perché spesso vengono accusati coloro contro la sperimentazione animale di essere animalisti, sensibili al benessere animale, eccetera, eccetera. Ma qui si dice, non si mette in discussione, se fosse utile, potrebbe avere una sua motivazione. Ma nel momento in cui non dà risultati positivi, è una pura e semplice sofferenza infinita senza motivazione. Questo è un gioco di parole, cioè, ritorniamo al discorso di Arthur, non siamo topi di 70 kg e quindi l'uso degli animali, dei roditori, l'uso dei topi, l'uso dei ratti, è una trappola. Trappola per topi vuol dire si gioca del. E perché questo? Perché gli studi immunologici fatti da vari autori dicevano non possiamo continuare a fare studi di questo genere sui topi, ma dobbiamo farli sugli umani. Perché questo? Perché si è visto che tutti questi studi non davano risultati attendibili. Una gran quantità di ricerche hanno dimostrato che i topi sono un modello non adeguato per gli studi. E qui veniamo a quest'altro lavoro e sul fatto che si collega alle cose che dicevo prima, cioè che la regolazione della trascrizione tessuto specifica è diversa dall'uomo rispetto al topo. Se, e questa è una spiegazione che ho cercato nell'epigenetica, non solo, ma è evidente che tutti i modelli basati sulla similitudine anche di questo genere a livello molecolare salta dal momento che non vi è questa corrispondenza. Ma forse ancora più interessante è questo, e cioè la risposta che nei sistemi murini, nei topi, nei ratti, rispetto alle
malattie infiammatorie si riscontra è totalmente diversa. Questo è importante perché, siccome quasi tutte le malattie hanno un aspetto infiammatorio, se l'infiammazione ha meccanismi totalmente diversi, non funziona il discorso. E loro propongono appunto di passare a una visione di utilizzo di cellule, di sistemi, non di cellule. Un sistema di modello umano e non mulino, perché non può dare risultati. Concludo dicendo che questo gruppo aveva cercato di pubblicare le sue scoperte in diversi giornali, ma l'obiezione era stata che i ricercatori non avevano dimostrato come i topi fornissero la stessa risposta. Ora, per assurdo, una ricerca che dimostra che non c'è questa risposta tra topi e uomini viene respinta perché non c'è la prova che ha la stessa situazione, e cioè erano così abituati a fare studi sui topi che per loro quello era il solo modo di convalidare le cose. E molti autori, leggendo questo lavoro, hanno detto, quando ho letto lo studio sono rimasto sbalordito da quanto i dati provenienti dai topi siano sbagliati. Fino ad ora, ha detto, per ottenere i finanziamenti si doveva proporre esperimenti che utilizzavano un modello animale. Se il sistema immunitario, che è coinvolto praticamente dovunque, ha una predittività diversa, cioè un meccanismo diverso, la predittività del risultato sugli animali viene meno per qualunque ricerca sulle malattie. E concludo, siccome non ho parlato di genere, ma ho spiegato che rientra in questa visione fallace, che di fronte alle obiezioni che i topi erano diversi dagli animali, si è cercata una visione riduzionista per ovviare a questo inconveniente, come inserendo geni umani nei topi, il famoso topo che era stato modificato per essere identico, tra virgolette, agli uomini nello sviluppo del tumore, l'oncomouse, mouse, ma in realtà, come è ampiamente dimostrato, un gene inserito in un sistema complesso non ha le stesse caratteristiche, perché mancano quelle relazioni. La mancanza della visione di complessità di relazione ha fatto fallire, tant'è vero che gli stessi filo OGM, come Giorgio Poli nel libro Biotecnologia, diceva forse sarà una scelta del futuro, ma per il momento non ha dato nessun risultato positivo. E purtroppo questa è la situazione di gran parte della ricerca, che continua a utilizzare animali non avendo quella visione di complessità sistemica che richiede di passare a un sistema basato su strutture umane, cellule, sistemi di tessuti e organi che riproducono non gli organi degli animali, ma organi umani che possono dare indicazioni attendibili. Grazie. Grazie professor Camino, lui riesce alla capacità di descrivere cose molto complesse, semplici in una maniera.